Promuovere il brand di Fano nel mercato internazionale per allacciare nuovi rapporti economici è questo uno degli obiettivi che ha spinto una delegazione fanese guidata dall'assessore al turismo Etienne Lucarelli ad intraprendere un viaggio a Gandia. Insieme a Massimiliano Barbadoro, presidente di Amici Senza Frontiere, due rappresentanti di Confesercenti e due chef, l'assessore ha incontrato la stampa spagnola e importanti operatori per continuare il proficuo rapporto di scambio turistico con la città gemellata. Una visita istituzionale molto importante, un nuovo progetto che nasce e toccherà tutte le città gemellate. Abbiamo fatto un incontro con 10 tour operator della città di Gandia, del territorio di Valencia e di Madrid. Infatti c'era anche un importante tourist planner di Madrid, proprio per presentare la nostra destinazione turistica in base anche al nuovo piano strategico e la nuova immagine che abbiamo voluto dare alla nostra città. A seguito della presentazione abbiamo deciso proprio con i tour operator di fare qua un educational, quindi di fargli venire per vedere le bellezze della nostra città, in modo che possano iniziare a vendere la nostra destinazione turistica ai cittadini spagnoli. Non solo turismo, ma anche valorizzazione economica. Infatti, con alcune associazioni di categoria c'è stato un confronto per capire quali altri settori possono essere al centro di una connessione con Fano e creare così un binomio vincente. Prossimamente, ha proseguito l'assessore, saremo noi ad ospitare le istituzioni e gli operatori di Gandia. Insieme a Confesercenti, insieme agli chef del Brodetto, in questo caso al concorso era iscritto il ristorante ideale, abbiamo partecipato al 46esimo concorso della Fidewa de Gandia, piatto per loro molto tradizionale come lo è per noi il nostro Brodetto, proprio per promuovere questa grande manifestazione, far sì che la nostra città si conosca meglio e incentivare i rapporti di gemellaggio internazionale. Quindi un'ottima visita istituzionale che è stata veramente molto concreta e che sono sicuro porterà molti frutti.